così, senatore, ci dice se oggi lavorate o no alla giunta? Io dovrei presiederla, ma pare dovrebbe... che venga... Ma quindi si tiene, perché ci sono voci dalla no, Camera... No, pare che venga rinviata. Perché viene rinviata? Non lo so. Perché non si trova l'accordo, probabilmente. Già riuscite. Grazie mille. Non si sa bene. Rapidi, rapidi. Siamo stati rapidi. È già stata riaggiornata la commissione. Settimana prossima, probabilmente, non lo so. La convocazione non spetta a noi, spetta al Presidente. Quindi manca l'accordo tra i partiti al momento. La convocazione è sempre del Presidente del Senato. Grazie, grazie. Siete entrati, già siete usciti? Sì, perché la conferenza dei capigruppo ha deciso di aggiornare la seduta ad altra data e quindi ci è stato comunicato che saremo nuovamente convocati per l'elezione del presidente dell'ufficio di presidenza. Ma qual è la ragione? Cioè, che cosa è successo? Il problema è che voi non trovate probabilmente l'accordo sui nomi. Ci sono più nomi e più possibilità. Ed evidentemente sui nomi non c'è ancora l'accordo. Girava la voce di una presidenza leghista? E le presidenze devono essere necessariamente dell'opposizione, perché questa è una di quelle commissioni che va all'opposizione. L'opposizione formale è SEL e Movimento 5 Stelle, però c'è un altro partito, la Lega, che si è astenuta e che l'astensione, secondo alcuni, varrebbe come voto contro e quindi sarebbe anche la Lega un partito di opposizione. E su questo, diciamo, punto c'è un confronto tra le varie forze politiche. Per quello che mi riguarda, io voterei volentieri il rappresentante di SEL. 5 Stelle ha richiesto questa presidenza perché noi siamo una forza di opposizione, siamo l'opposizione in questo Parlamento e fino adesso ci è stato detto di no, la si vuole dare a chiunque tranne che al Movimento 5 Stelle. Ci sarà un motivo, ma alla fine dobbiamo chiederlo al signor Berlusconi il motivo per cui non ci vuole. La senatrice Pezzopane ha detto che lei sarebbe favorevole a votare un presidente di SEL. È paradossale, SEL ha 7 senatori, non ha un gruppo, è gruppo misto. Noi siamo in 53 a fare l'opposizione in questo palazzo e non ci si vuole riconoscere questo ruolo. Sarebbe clamoroso che la maggioranza ancora pretendesse di scegliersi quale opposizione debba avere. L'opposizione e la maggioranza la scelgono i cittadini col voto, non certo la maggioranza. Questo accade nei sistemi non democratici e nelle dittature. Questa è mancanza di legittimazione, è una cosa gravissima. Il problema è che voi proponete l'ineleggibilità di Silvio Berlusconi. Il problema è che noi siamo la vera opposizione, perché se noi guardiamo come è andata alla giunta per le immunità alla Camera, comprendiamo che cosa vogliono fare. Nella giunta per le immunità alla Camera è stato eletto uno che non ci poteva sedere in giunta, non ci poteva stare, cioè uno di Fratelli d'Italia, che non è certamente opposizione, che non ha un gruppo alla Camera, che per regolamento della Camera non poteva andare in giunta, che siede su un posto della maggioranza, in particolare del PDL, che gli è stato gentilmente offerto con l'aiuto della Presidente Boldrini, che ha accettato questo atto illegittimo. Quindi si siede là la Russa come mero seggio di visibilità e diventa addirittura il Presidente. Quindi voi immaginate, alla Camera il Presidente della Giunta per le Immunità è la Russa e al Senato dovrebbe essere o uno della Lega o uno di SEL. Ma stiamo scherzando?